Siamo in via del lavoro numero 13, zona San Donato, una zona che una volta era periferia, era la campagna, adesso invece è una zona all'avanguardia, abbiamo la fiera a due passi e qui Padre Marella ha costruito questa chiesina nel tempo della guerra, l'ha costruita in onore dei santi della carità San Carlo Borromeo e San Vincenzo de Paoli, l'ha costruita a seguito di una disgrazia, è morta una giovane maestra d'asilo, Carla Cicognari, a 15 giorni dal matrimonio e tutto quello che avevano preparato i suoi familiari, anche abbastanza benestanti, l'hanno dato a Padre Marella perché costruisse un asilo a ricordo di questa maestrina. Padre Marella ha costruito chiesa e asilo e così è nata questa realtà, che adesso è diventata una grande realtà, perché è diventato il pronto soccorso sociale dell'Opera Marella con ben 70 posti letto per far fronte all'emergenza, diciamo, di chi è proprio in mezzo alla strada. Per me Padre Marella era un uomo mandato da Dio, un uomo eccezionale, un grande sacerdote tra l'altro, anche se ha avuto la sospensione di vinis per 16 anni, ha recuperato dopo e come, ed è diventato veramente un grande, grande testimone della carità e della misericordia di Dio e della fede, perché Padre Marella è riuscito a coniugare insieme due cose importantissime, fede e carità, carità e fede, facendo veramente colpo sulla gente, su tutti, anche i più indifferenti. Tant'è vero che è stato definito la coscienza di Bologna, perché la sua stessa presenza indicava e segnava qualcosa di grande, di nobile, di importante. E così Padre Marella è diventato una persona amata e stimata da tutti quelli che l'hanno conosciuto. Un grande, veramente grande, un uomo di cultura, un uomo intelligente, un uomo innovatore, un uomo aperto, però soprattutto un uomo concreto nel porgere aiuto ai fratelli. Perché il suo slogan era Caritas Christi urget nos, è la carità di Cristo che ci spinge, ci sollecita per andare incontro ai fratelli. A Bologna Padre Marella ha cominciato con il fare soprattutto il professore, perché era stato professore di Al Galvani e Al Minghetti, ma poi oltre che fare il professore il suo grande cuore era per i poveri, per i derelitti, per gli abbandonati e qui abbiamo una zona dove c'erano le famose case dei palazzoni dei poveri, degli umili e Padre Marella è andato subito incontro anche a questa gente e ha costruito anche le cantine di questi palazzoni, delle cappelline perché avessero anche una parola morale e spirituale oltre che un aiuto materiale a questa povera gente. Questa chiesa è nata dopo che lui aveva già iniziato su queste case popolari a fare già opere di evangelizzazione, soprattutto andando incontro ai poveri, ai bisognosi, ai bambini abbandonati, alla gente più povera e più dimenticata. Benvenuti nella città dei ragazzi. Questo è il vero grande cuore di tutta l'attività, di tutta l'opera di Padre Marella. Come potete osservare c'è la grande comunità, delimitata da questa scritta che è un po' l'emblema di tutta l'azione e della missione di Padre Marella, qua Libertate Christus nos liberavit. C'è la chiesa che raccoglie le spoglie mortali di Padre Marella che sono state traslate dalla Certosa nel 1980. Qui festeggeremo la settimana prossima esattamente 50 anni da quel 6 settembre del 1969 che è il giorno in cui Padre Marella è espirato. Thank you.
Ecco, siamo arrivati nella saletta adiacente alla cripta dove sono raccolte le spoglie mortali di Padre Marella, e in questa saletta abbiamo raccolto tutta una serie di oggetti e di ricordi che sono appartenuti a Padre Marella e che in qualche modo riconducono la sua esperienza terrena. Abbiamo degli oggetti molto particolari, innanzitutto la sua famosa bicicletta, quella che gli permetteva di arrivare dappertutto nonostante la penuria di mezzi, e il suo famoso cappello che da quel giorno in cui si racconta da Zanarini l'ha mostrato ai suoi colleghi professori per cercare di avere aiuto per tutti i suoi ragazzi che già allora stava ospitando, non ha mai smesso di essere pieno, di poter aiutare tante persone che ogni giorno si rivolgono all'Opera Marella in cerca d'aiuto. E poi ci sono le sue marsine, ci sono un sacco di foto, soprattutto quelle di Walter Breveglieri, che ha in qualche modo immortalato per i posteri la vicenda di Don Marella e la sua storia assolutamente inimitabile. E poi abbiamo la sua bara, perché che fece fare ai suoi maestri, ai suoi figli, maestri artigiani falegnami, proprio perché voleva assolutamente non essere di nessuna fatica il giorno in cui fosse morto. Poi abbiamo tutta una serie di drappi, di documenti, di libri. Padre Marella era, soprattutto il professor Olinto Marella, era un intellettuale, per cui sicuramente il suo rapporto con la cultura era autentico e profondo. I famosi cappelli, che nel corso del tempo hanno continuato a fungere la loro funzione fondamentale di aiuto per tutte le attività dell'Opera Marella, i suoi indumenti, i suoi oggetti sacri, e i suoi libri, i suoi messali, e in più c'è tutta una serie di abiti confezionati proprio dai suoi figli che avevano acquisito una maestria nel confezionare indumenti, e ovviamente aveva affidato a loro la costruzione e la realizzazione delle sue famose marsine. Tenendo presente che per 16 lunghissimi anni Don Olinto Marella fu sospeso a Divinis, per cui non poteva ovviamente indossare paramenti religiosi, ma i suoi indumenti ovviamente anche da laico richiamavano fortemente la sua identità più profonda. Il carisma che viviamo nella nostra opera viene dal nostro fondatore, e ciò che viviamo fortemente è proprio la fraternità, e il padre ci ha lasciato questo grande dono, che è quello dell'esperienza familiare, cioè cerchiamo di vivere veramente in una grande famiglia. E il padre ci ha trasmesso, e cerchiamo di viverlo continuamente oggi. Allora, aiutiamo coloro che vivono nell'indigenza, nelle difficoltà, quindi sono coloro che sono, diciamo, gli emarginati. Quindi abbiamo per esempio in Via del Lavoro tutti quelli, i poveri, che sono senza casa, senza famiglia, proprio senza nessuno. Qui a San Lazzaro abbiamo la comunità delle madri con i bimbi, e poi ospitiamo il centro sociale per i lavoratori. E poi le nostre comunità, cioè abbiamo le case di riposo, e poi abbiamo coloro che purtroppo hanno avuto esperienza di droga e anche di alcolismo. E c'è tutto il villaggio dei giovani sposi, delle coppie di Padre Marella, che lui ha portato al matrimonio, sperando appunto che potessero poi vivere la loro vita familiare in serenità e in pace. E poi a fianco abbiamo invece una villetta speciale, quella che noi chiamiamo la casa del padre, perché proprio 50 anni fa Padre Marella è spirato, attorniato dall'affetto e dalla gratitudine delle centinaia dei suoi ragazzi che ha accolto nell'arco di quasi 60 anni di attività. E a fianco abbiamo invece la casa della carità, che noi chiamiamo amabilmente la casa dei bambini, proprio perché Padre Marella
è sempre stato caratterizzato da questo affetto, da questa attenzione per chi non aveva famiglia, e fin dal 24, il giorno in cui, anno in cui lui è arrivato a Bologna, ha cominciato ad accogliere tutti i bambini che ovviamente non avevano né famiglia né una casa. E nell'onda della tradizione di quegli anni, ancora oggi il progetto di accoglienza di mamme con bimbi è assolutamente importantissimo e nevralgico per l'attività dell'Opera Padre Marella. Beh, era un padre, noi siamo tutti quanti, abbiamo avuto sempre rispetto di tutto, per quello che facevo per noi, perché non è facile a gestire 300-400 ragazzi, anche grandi, cioè, così. E poi pian piano, poi anche dei giovani si sono sposati anche loro, qua hanno preso l'appartamento qui, pian piano che si sposavano e ha fatto 24 appartamenti per i ragazzi, insomma. Il nostro operato ha tre punti fondamentali: la fraternità, la carità e soprattutto l'amore. Fede, speranza e carità. Padre Marella era uno straordinario uomo di fede, anche nei momenti più bui della sua vita. Ovviamente ha incarnato tutta la sua azione cercando di infondere speranza in tutti, dagli ultimi, dai bambini, dagli anziani, dai malati, dalle persone che avevano perso ogni tipo di speranza, e non per ultima la carità, perché tutta l'azione dell'opera di Padre Marella e di Padre Marella non avrebbe avuto alcuna possibilità di essere realizzata se non ci fosse stata una straordinaria azione di carità da parte della Divina Provvidenza. Io ho un ricordo personalissimo di Padre Marella. Io ero studente all'Antoniano negli anni famosi del 68-69, gli anni un po' della contestazione, e molti miei confratelli se ne sono andati anche via. Io invece ho voluto rimanere perché mi sono detto: ma perché non si può vivere il francescanesimo restando all'interno di queste strutture? Dell'Antoniano è una realtà grande, abbastanza famosa. E allora, guardandomi attorno, ho scoperto che a Bologna c'era Padre Marella, un vero francescano, anche se era un don e non era un frate, però era terziario francescano. E mi sono offerto di dargli una mano a fare il catechismo ai suoi ragazzi. E lui mi ha detto una parola che mi è rimasta nel cuore: sii il benvenuto, però se tu sii perseverante, perché i miei ragazzi si affezionano, nella vita hanno avuto abbastanza delusioni. E io lì per lì ho detto sì sì, e quel sì sì mi ha inchiodato, per cui dopo 50 anni sono ancora qua. Anche perché Padre Marella aveva una frase spiritosa e famosa, diceva che gli asini si legano con la corda, gli uomini con la parola. Poi per non passare da asino ho cercato di essere fedele alla parola data, e non sono pentito, dire la verità.